Ci troviamo a vivere insieme l'ultimo lunedì in preparazione alla Pasqua, quindi abbiamo fatto 5 lunedì fermandoci sui Vangeli della domenica successiva. Il Vangelo di oggi in realtà non sarà il Vangelo che ascolteremo, o meglio, non tutto il Vangelo che ascolteremo domenica prossima, perché domenica prossima è il giorno delle palme, quindi voi sapete che verrà letto tutto il Passio. Però abbiamo fatto una scelta, commentare tutto il Passio diventava lunga, ecco, quindi ho detto ma forse è meglio scegliere qualcos'altro. E ho fatto la scelta del brano che si ascolta prima della celebrazione delle palme, quella che solitamente viene fatta in un luogo a parte, poi c'è la processione, ed è questo episodio che viene in realtà letto ogni anno, raccontato da vari evangelisti. Stasera leggiamo la versione di Marco, ed è un Vangelo che avete già appunto ascoltato, un Vangelo molto conosciuto, però come sempre le cose troppo conosciute forse sono anche quelle meno approfondite, quindi stasera vorrei approfondire con voi questo brano, che apparentemente sembra anche abbastanza semplice. C'è Gesù che entra in Gerusalemme, chiede un asinello, il puledro, un asinello, sale sopra, tutti che fanno festa, no? Però io vi inviterei ad andare un po' in profondità, a vedere un po' cosa c'è sotto tutto questo. Beh, la prima cosa da dire è questa, che qui siamo al capitolo 11 di Marco, e voi sapete che Marco è l'evangelista, l'Evangelo con meno capitoli, ne ha solo 16, è l'Evangelo più corto di tutti i quattro, con questo capitolo, con questo episodio in particolare, comincia l'ultima settimana di Gesù. Con questo episodio entra in Gerusalemme, vi rimarrà 5 giorni, Marco racconta tutta questi giorni, e proprio Marco li scandisce questi giorni, quindi primo giorno questo episodio entra in Gerusalemme in maniera trionfante, poi il 6° giorno lo uccideranno fuori dalle mura di Gerusalemme, il 7° giorno resta nel sepolcro, l'8° giorno risorge. Quindi da adesso in poi Marco ci racconta l'ultima settimana di vita di Gesù. Quindi possiamo dire 6 giorni da vivo, il 7° entra nel sepolcro, l'8° risorge. Il 6 però è un numero importante, perché? Perché secondo Genesi al 6° giorno è stato creato l'uomo. È come se Marco ci stesse dicendo che con questa entrata, con questa settimana di Gesù, si sta compiendo la ricreazione del mondo. Con Gesù inizia una nuova creazione. 6 giorni, nel 6° giorno è stato creato l'uomo, secondo Genesi, al 7° Gesù entra nel sepolcro, nell'8° risorge, e quindi si compie definitivamente la creazione.
Quindi il brano di stasera è il brano che racconta il primo giorno. Vi ricordate cosa è stato creato il primo giorno della creazione? La luce. Quindi Marco ci sta dicendo, sempre facendo questo parallelo, ci sta dicendo che questo episodio, che sembra così semplice, così banale quasi, con questo episodio si acquisisce quella luce capace di leggere tutto il Vangelo in realtà. Questo è il Vangelo della luce. Marco ci dice, se tu non acquisisci questa luce, se non entri in questa luce, poi vediamo qual è questa luce, per te tutto sarà oscuro, tu non hai capito, non hai compreso in cosa consiste la salvezza, la vita in pienezza, la logica vincente. Quindi è molto importante questo episodio perché ci dà proprio la luce su tutto il mistero cristiano. Poi gli altri episodi verranno vissuti nel secondo giorno, nel terzo, nel quarto, nel quinto, nel sesto, no? Però ecco, questo starà poi a voi, magari in settimana o il tempo che ci separa dalla Pasqua, sarebbe bello poi leggere tutti i capitoli successivi, i versetti e i capitoli successivi. Qui Marco dice che quando furono vicini a Gerusalemme, quindi Gesù non è ancora entrato in Gerusalemme, siamo vicino a due villaggi, piccoli villaggi, Betfage e Betania, siamo sul Monte degli Ulivi, manda due discepoli e disse loro, andate nel villaggio di fronte, entrando troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Ora, noi sappiamo, anche dagli altri evangelisti, che questo è un puledro d'asina. Quindi questo è un asinello. Avete presente la molta, anche molta iconografia, no? Che fa vedere Gesù che entra in questo asinello, no? Lento, una scena anche simpatica se vogliamo. Nelle catacombe di Domitilla, di Commodilla, scusate, a Roma, una delle catacombe di Roma, c'è un antichissimo fregio sulle pareti. Qualcuno ha fregiato, ha segnato nelle prime comunità cristiane un'immagine di un crocifisso con la testa d'asino. Ora gli studiosi per tanti anni hanno detto, ma cosa sarà? Qualcuno dice che era un'immagine blasfema dei primi secoli cristiani per andare contro questa setta che stava crescendo dei cristiani, quindi volevano rappresentare Gesù come un asino. Ma in realtà erano proprio comunità cristiane che rappresentavano Gesù come un asino, perché l'asino è una splendida figurazione di Gesù di Nazareth. Voi sapete che Gesù è stato a lui stesso, no? Si paragona ad esempio alla chioccia, alla gallina, no? Quando dice davanti a Gerusalemme, quando piange, dice volevo raccogliervi tutti sotto le mie ali, no? Come fa una chioccia con i suoi pulcini, no? Ecco, Gesù sì, in qualche modo con questo brano ci sta dicendo che lui vorrebbe, anzi, lui è venuto in questo mondo come un asino. Perché un asino? Voi sapete che c'è un animale, anche nell'antichità, c'è un animale molto più nobile,
che usavano soprattutto nell'antichità gli eserciti, i re, gli imperatori, usavano il cavallo. Il cavallo è l'animale dei vincitori, l'animale che traina carri, che va in guerra, che resiste, che è bello, anche come bestia è molto bello. Ecco, Gesù non entra in Gerusalemme con un cavallo, ma con un asino. Perché? Perché mentre il cavallo è l'animale del potere, Gesù usa un asino che è per antonomasia l'animale del servizio. E Gesù non è venuto a esercitare un potere, Gesù non è un potente, Gesù non è un re, un imperatore, cioè qualcuno che ha sotto di sé qualcuno, ma Gesù è colui che è a servizio di tutti. Cioè con Gesù si capovolge proprio la gerarchia di ogni potere. E quindi non poteva usare il simbolo del potere, ecco, che è il cavallo, quindi ha usato un animale mansueto, servizievole, paziente, come un asino. Ora, cosa ci sta qua sotto? Adesso vi sto, cerco di accompagnarvi per farvi vedere che questo brano è tutt'altro che banale. Allora, l'asino è un simbolo a questo punto, è un simbolo. È il simbolo del servizio, il simbolo dell'amore, è il simbolo del portare i pesi degli altri. Vi ricordate San Paolo quando dirà, vi esorto a portare i pesi gli uni degli altri. Ecco, l'asino è colui che porta i pesi. E qui Gesù dice, andate, slegatelo e portatelo qui, slegatelo. È importantissimo questo verbo. Gesù dice, slegate il potere del servizio. Cioè, slegate l'amore, slegate la capacità di mettersi a servizio, perché per Gesù questa capacità, questa forza di servire, questa forza di prendersi cura degli altri è legata. Abbiamo bisogno, dice Gesù, di slegare la nostra capacità di servire, di prenderci cura, di portare i pesi gli uni degli altri, di ascoltare. L'asino ha le orecchie molto grandi, no? Ma per ascoltare meglio. Slegate, e guardate che forse uno dei più grandi servizi che possiamo fare è ascoltare le persone. Quindi l'asino, come Gesù ascoltava, Gesù portava i pesi, Gesù era paziente, Gesù, poi l'asino è mansueto, no? Tutte figure cristiche, l'ascolto, la mansuetudine, la pazienza, la forza. Quindi Gesù dice slegatelo, slegate questa capacità di amare e di servire. Possiamo dire che la missione di Gesù è stata proprio quella di sciogliere la nostra capacità di amare, di servire, che era legata, quindi c'è sempre bisogno di slegare questa capacità, che è legata piuttosto, no, perché noi siamo, lo diremo dopo, noi siamo legati a un'altra immagine. Noi cristiani crediamo che ciò che conta nel mondo è il potere, l'avere, il successo, no? Come il cavallo. Noi dovessimo scegliere, sceglieremo certamente un cavallo, non un asino. Simbolicamente sceglieremo piuttosto forse il potere, l'avere qualcuno sotto di noi, che metterci sotto qualcuno per portare gli altri. Umanamente siamo fatti così, il mondo funziona così, capite?
Cioè la logica del mondo non è quella di servire, ma di farsi servire. Non è quella di umilmente di portare i pesi degli altri e fare in modo che gli altri possano essere felici, ma piuttosto schiacciare, sopprimere anche le persone perché noi possiamo in qualche modo avere successo e potere. Così va il mondo. Ecco, Gesù dice, no, slegate, perché è vincente la logica dell'asino, non quella del cavallo. E qui Gesù lo dice continuamente, che l'unico modo per vivere è quella dell'amore, del servizio, no? Chi perde la propria vita la trova, no? Lo dice. Quindi questo asinello è legato e portatelo qui. E poi dice al versetto 3, e se qualcuno vi dirà perché fate questo, rispondete, il Signore ne ha bisogno. Questo versetto 3 è importantissimo perché qui per la prima volta Gesù si definisce Signore, non l'ha mai fatto. È l'unico momento in cui Gesù si definisce Signore. Seconda cosa che è importante. E questo ne ha bisogno. Gesù per la prima volta dice di aver bisogno di qualcosa. Non ha mai, cioè no, non si è, in tutto il Vangelo, in realtà in tutti i Vangeli, non cogliamo mai Gesù come bisognoso di qualcosa. Questa è la prima volta in cui viene colto Gesù bisognoso. Anche Gesù ha bisogno di qualcosa. E di cosa ha bisogno? Dell'amore, del servizio, di questa logica dell'umanità. Ha bisogno di questo. Ha bisogno del nostro bene. Ha bisogno che noi sciogliamo il nostro egoismo. Perché? Perché lui prende questo bene e lo gira, lo diffonde, lo effonde sul mondo. Capite? È un passaggio molto bello questo. A volte noi ci chiediamo, ma cosa serve il bene che sto facendo? Cioè in un contesto dove tutti vanno nella logica opposta, quindi dove tutti cercano il potere, dove tutti cercano il successo, dove tutti cercano di schiacciare qualcuno per emergere, dove tutti cercano di guadagnare un pochino di più, dove tutti cercano di fregare un pochino di più per emergere, per avere un po' di più, io perché devo, cosa serve a fare il bene quando tutto c'è un mondo che va, il mio bene, ma tanto vale, no, anche noi diciamo, tanto vale conformarsi, tutti fanno così. Perché io cristiano dovrei... Gesù dice, ne ho bisogno io, ne ho bisogno io. Cioè Dio in qualche modo ci chiede di vivere questa logica assurda, l'unica vincente tra l'altro, ci chiede di vivere, di slegare il nostro egoismo, di slegare questa nostra mentalità un po' malata, perché lui ne ha bisogno, perché il bene che facciamo, anche nel nostro piccolo, anche nelle nostre circostanze, ognuno fa il bene lì dove può, non è che deve fare chissà cosa, ma ognuno fa il bene nella propria circostanza e questo bene serve a Dio, perché lui lo prenda, lo possa prendere e poi lo rivolga, no, lo rivolge, lo riversa sull'umanità intera, sul mondo. Dio ha bisogno del mio bene. Slegatelo e dite il Signore ne ha bisogno. E poi dice, ma lo rimanderà qui subito, è bellissimo, come per dire, dammi del bene, dammi il bene, cioè fai il bene e vedrai che ti tornerà perché il bene non andrà mai perso. Il bene che facciamo non andrà mai perduto. A volte diciamo, ma cosa serve? Certo che amare costa, no? Ma certo, ma poi ti tornerà
sotto forma di vita. Più cerchi il bene degli altri, più fai il bene, più ti compi tu come persona. Cioè la nostra vita cresce nella misura in cui doniamo la vita. Vive solo chi ama. Quindi per questo che dice, lo rimanderà subito. Paolo poi dirà questo, no? Pensate all'inno della carità, però questa idea è molto bella, cioè il bene che facciamo, anche se nascosto, anche se piccolo, anche se a noi pare assurdo, inutile, l'amore non è mai inutile, l'amore ci ritorna sempre sotto forma di vita che non finisce più. Ci ritorna sotto forma di vita eterna. Noi siamo l'amore che doniamo. Noi cresciamo per il bene che facciamo. Chi non ama muore. Chi non fa il bene si consuma. Chi vive di potere, di avere di successo, si sta sgretolando, anche se il mondo l'applaudirà perché dice bravo, questo... No, non è così che si fa. Non è l'egoismo, non è il trattenere che ci fa crescere, anzi. Chi trattiene perde, chi dona acquista. E questa è la matematica assurda di Dio. La matematica di Dio è proprio il contrario della matematica dell'economia. Dividendo, condividendo, si somma, si acquisisce. Più dividi, più hai, più si... Invece, più addizioni per te, più sottrai vita a te stesso. Quindi sciogliete il vostro egoismo e vedrete che avrete vita in sovrabbondanza. Andarono e trovarono un puledro legato. Ma certo, perché l'amore è legato, stai sicuro che l'amore è sempre legato. Perché? Ma perché non è normale amare, non è normale volere il bene dell'altro, non è normale condividere, non è normale perdere qualcosa a favore dell'altro, non è normale, non è secondo natura, per questo che è legato. E la gente dice, ma perché lo slegate? Ma siete folli, perché slegate l'amore? E quando spiegarono, infatti spiegano e questi li lasciarono fare, come dire, sì, lasciate pure. Questo è molto interessante. Il mondo, questi sono i padroni, tra l'altro il testo è molto interessante perché dice... Alcuni dei presenti dissero loro, perché slegate questo puledro? È come se questo puledro avesse molti padroni, non uno solo, molti padroni, è il mondo in fondo, no? Che tiene legato l'amore. E quando questi dicono, siamo venuti perché vogliamo amare, adesso sto facendo la parafrasi in qualche modo, no? Però mi seguite. Se tu dici al mondo, voglio amare, te lo lasciano fare. Cioè, Gesù è grandioso in questo, Marco in realtà che ci racconta questo, ci dice, state certi che se voi cominciate ad amare, a slegare l'egoismo, il mondo vi lascerà fare, perché tanto vi prenderà per matti, vi prenderà per folli, vi prenderà per fuori di testa. Cosa vuoi fare? Amare? Non addizionare? Non accumulare per te? Vuoi non rubare? Fai pure, tu sei folle però. Se il mondo trova qualcuno che invece vuole accumulare, rubare anche lui un pochino, giocare sul potere, sull'avere, sul successo, stai tranquillo che ti fa guerra, capite? Cioè, ti fa guerra perché gli togli un pezzo di torta loro. Il mondo tira fuori i denti quando c'è troppa concorrenza. E se fai il bene ti lasciano fare perché tanto
per loro è assurdo. E infatti dice, e li lasciarono fare, fate pure. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra. Ecco, vi dico ancora una cosa su questa lotta tra, che ci portiamo dentro tutti, no? Tra l'asino e il puledro, tra il puledro d'asino e il cavallo. Noi cristiani, sapete qual è la fregatura per noi cristiani? È che noi cristiani, di nome più, molte volte, più che di fatto, dovremmo vivere nella logica dell'asino, cioè dovremmo vivere nella logica di Cristo, di Gesù di Nazareth, no? Perché essere cristiani vuol dire che col battesimo abbiamo deciso che quella è la nostra strada vincente, questo è il battesimo. Cioè il battesimo ci dice, noi col battesimo vogliamo dire, io, nessuno mi ha obbligato a diventare cristiano, quindi io ho capito che facendo, che vivendo come Cristo asino, ho la vita in pienezza, divento felice. Però poi crescendo facciamo l'occhiolino al mondo e gli diciamo, certo che questi qui però, che hanno l'altra logica del potere, dell'avere, del successo, guarda che casa che si stanno facendo, guarda che quanti denari che hanno in banca, E certo che loro sono sempre, hanno sempre un po' successo, quelli che vivono. Cioè, capite, noi che abbiamo scelto tutt'altro facciamo l'occhiolino al mondo e li invidiamo anche un po'. E cosa facciamo? Ma sì, dai, magari vivo come loro, poi vado a messa la domenica, faccio battezza di figli, vado a fare la comunione, vado alla lezione lunedì sera, no? Però, vabbè, così non mi dimentico di essere cristiano, no? Però faccio l'occhiolino al mondo, voglio vivere come il mondo, perché loro hanno capito in realtà che... quindi rischiamo di essere un po' schizofrenici. Abbiamo scelto Cristo asino e vogliamo vivere invece come il mondo, come cavalli. Ma avete mai pensato cosa succede se fate incrociare un asino con un cavallo? Cosa viene fuori? Un mulo. Stupido e soprattutto sterile. Questa è la situazione dei cristiani. Cioè i cristiani che continuano a fare l'occhiolino al mondo sono una massa di stupidi, perché stupidi perché? Ma almeno lascia perdere, no? Buttati del tutto sul mondo, cioè stupido perché? Ma perché devi tenere un piede in due scarpe? Cioè, hai capito che chi vive come il mondo ha successo, ha soldi, ha denaro, si fa la casa, ma dacci dentro fino in fondo, perché no? Nessuno te lo proibisce, lo puoi fare. Quindi stupidi, ma soprattutto sterili, cioè non si produce niente, non... Quindi, mentre Gesù ci invita a vivere da asini, cioè nella logica dell'amore che porta i pesi, che è paziente, che ascolta, noi invidiamo i cavalli e ci riduciamo come dei muli. Allora... Portano l'asinello da Gesù e si dice che vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Questa è una frase molto importante, perché salire sopra significa, in questo contesto letterario, nel Vangelo, quando Gesù sale sopra ad una cosa significa che si identifica con quella. Ad esempio, in Giovanni 4, voi avete l'episodio della Samaritana al pozzo, no? Il testo dice che Gesù salì sul pozzo, si sedette sul pozzo. Quindi cosa vuol dire? È un termine tecnico per dire che Gesù diventa il pozzo, Gesù è il pozzo, Gesù è la sorgente d'acqua viva che poi si darà anche alla Samaritana. Qui Gesù sale sul puledro, quindi vuol dire che lui dice, io sono l'asino, con tutta quella, ovviamente, quella metafora che abbiamo visto prima. Molti stendevano i propri mantelli, altri invece di fronde, e cominciano a osannare questo Gesù di Nazareth. Ed è curioso che lo osannino, perché osanna vuol dire, è un termine ebraico, che significa
Dio salva. Cioè, questa folla ha riconosciuto Gesù come il re che salva. Ora, qui la folla in realtà si sta la folla si sta ingannando in qualche modo, perché, sapete, il popolo stava attendendo il Messia, no? E quindi per un attimo ha creduto che Gesù di Nazaret fosse veramente il Messia. Tra l'altro, questo Messia che viene a cavallo, che viene su un asino a Gerusalemme, non è altro che un passo del profeta Zaccaria, che prevedeva proprio questo, no? Che il Messia sarebbe entrato a Gerusalemme sopra un puledro, quindi puledro figlio d'asina. Quindi questa scena di Gesù non fa altro che incarnare la profezia, quindi tutti, ecco, finalmente il Messia, finalmente il Messia. Però peccato che non avevano capito fino in fondo quale tipo di Messia rappresentava Gesù. Loro si aspettavano veramente un Messia potente, un Messia che avrebbe vinto, un Messia che avrebbe cambiato le cose, no? Un re potente, stavano aspettando un re potente. Mentre la folla non ha capito niente. Quando da lì a poco, ma dopo sei giorni, lo stesso uomo osannato perché creduto il Messia che veniva a ristabilire il potere di Israele, il grande re, quando lo vedono salire su una croce, dicono: ah no, ci siamo sbagliati. E cosa dicono? La stessa folla? Cosa grida davanti a Pilato? Crocifiggilo, crocifiggilo. Stessa gente. Perché questo? Perché non hanno capito la via dell'asino, non hanno capito la via dell'amore. Capite? Quando non comprendiamo, ecco, questo in fondo è il grande rischio, questo è il vero problema della fede, il vero problema della nostra crescita nella fede. Comprendere la logica dell'amore. Per quello che dicevo che questo è il Vangelo della luce, perché se non comprendiamo questo Vangelo, non comprendiamo la croce di Cristo. La croce di Cristo non è il fallimento di quell'uomo. Capite? Se non abbiamo la luce dentro di noi, se non comprendiamo il Vangelo, non comprenderemo mai che amando si possa vincere. Ci giochiamo tutto qui. La fede, che cos'è la fede? La fede è credere che amando come Gesù di Nazaret, anche se l'amore mi porterà a salire su una croce, sarà comunque la via vincente della mia vita. Se io nella mia esperienza di fede, di cristiano, dimentico questa cosa qui, è finita. Voglio passare sul cavallo, voglio salire sul carro dei vincitori. Ecco perché è importante avere sempre questa luce, tenersi sempre di fronte questa pagina evangelica. Primo giorno, la luce, sia la luce. Che luce? La luce di comprendere che l'unico modo per compiersi, per realizzarsi, per crescere come uomini, come donne in pienezza, per diventare veramente se stessi, è la via dell'amore, la via del servizio, la via dell'ascolto delle persone, e rinunciare a qualcosa perché l'altro possa sbocciare, anche se questa cosa qui mi porterà a salire su una croce, cioè a versare sangue, anche se hai delle conseguenze, perché amare, se tu cominci ad amare sei sicuro che avrai delle conseguenze, ma quelle conseguenze saranno, quel sangue che verserai sarà la possibilità di scavalcare la morte.
Cioè l'unico modo, la tua morte per amore è l'unico modo per vincere la morte. Chi ama non muore. Chi ama non muore più. Chi ama scavalca la morte. Se non comprendiamo questo nel primo giorno, non comprenderemo mai la via di Gesù, mai la sua fine. Allora è morto come un fallito Gesù. No, Gesù non è morto come, apparentemente è morto come un fallito, ma in realtà è stato l'unico modo per vivere per sempre. Quell'amore che ha vissuto da asino gli ha permesso di vivere da risorto, di risorgere, perché è l'amore che fa risorgere, è l'amore che fa risorgere, è solo l'amore. Ma non tanto che farà risorgere dopo la morte, chi vive amando già risorge. Poi arriverà la morte biologica e chi è risorto continuerà per sempre. Questa è la vita eterna.